Nonostante la campagna vaccinale e la Green Pass, in tanti hanno congelato le vacanze estive. Prenotazione a rallenti, conferma Rino De Vinco dell'agenzia turistica WE Welcome in Irpinia. L'incubo Covid, la crisi sociale, ma anche il caos sulle norme e le linee guida disposte per i viaggi. In attesa di tempi migliori, le agenzie si reinventano ed ecco che nascono progetti ed idee dedicate al turismo di prossimità. Per le agenzie turistiche, esattamente come per tutti gli operatori del turismo, diciamo che le cose stanno andando in qualche modo a rilento. Stanno cominciando comunque ad arrivare le prime prenotazioni, i giovani stanno incominciando a pensare al loro viaggio di maturità, però fattivamente insomma, si vede ancora poco rispetto agli anni pre-Covid. In tutto questo ci si mette anche la normativa che ancora non è proprio chiarissima sui requisiti sanitari che ci vogliono per viaggiare, è ancora insomma tutto un po' nebuloso e questo spinge le persone ad aspettare ancora e a preferire nelle poche prenotazioni fatte soprattutto l'Italia. Ogni paese non ha una normativa diciamo comune uguale ad un altro per quanto riguarda i viaggi, ma cambiano le normative da paese a paese, ma anche da zona d'Italia a zona d'Italia. Per esempio le isole sono considerate Covid free e quindi bisogna fare determinate cose per poterci andare. Alcuni paesi non vogliono la normativa e fanno aprire ai vaccinati, altri paesi ancora pur se vaccinato vogliono comunque il tampone molecolare 48 ore prima. Quindi questa è la nebulosità della normativa. Per quanto riguarda noi, personalmente abbiamo deciso, oltre di fare i viaggi esattamente verso l'estero oppure verso altre regioni d'Italia, abbiamo deciso in qualche modo di valorizzare il nostro territorio e quindi di dare maggiore impatto al turismo di prossimità. E proprio per questo con delle e-bike portiamo le persone in giro per la nostra bella città e per la nostra bella terra e speriamo che questo tipo di turismo possa in qualche modo migliorare le nostre condizioni sia economiche, nostre personali, ma anche di tutto il territorio in cui viviamo ed insistiamo con l'attività.